Ciao, sono Giulia. In questo video ti mostrerò come ottenere il viola utilizzando gli acquerelli. Partirò da due colori di base, rosso e blu. Non useremo solo un tipo di rosso e blu, ma ti farò vedere come scegliere la tonalità giusta tra varie sfumature, calde e fredde. Spesso miscelando rosso e blu si ottiene un colore neutro, difficile da definire, e molto spesso questo colore non è assolutamente il viola che volevamo all'inizio. Ho fatto qualche ricerca e ti svelo dei trucchi per evitare questo errore e ottenere dei viola brillanti e decisi. Userò degli acquerelli Rembrandt. Ne ho selezionati 12, ma la gamma è molto ampia e ci sono in totale 120 tonalità. I colori che ho scelto per questo cerchio cromatico sono giallo permanente limone, terra verde, verde smeraldo, blu ceruleo, blu ftalo tono verde, blu oltremare, viola di manganese, cremisi di alizzarina, rosso permanente medio, vermiglione, arancio di cadmio, giallo di cadmio. Ho usato della carta Fabriano Watercolor con 25% di cotone e dei pennelli sintetici Borciani e Bonazzi. Quello che vedi è un cerchio cromatico, riprodotto usando le etichette dei tubetti come riferimento. Sulla sinistra puoi vedere i colori considerati caldi e a destra quelli freddi. Prima di iniziare a dipingere, vorrei dirti qualcosa in più sui colori complementari, cioè i colori che troviamo agli opposti sul cerchio cromatico. Come puoi vedere, il colore complementare del viola è il giallo. Questi colori, stesi pure dal tubetto così come sono dei colori brillanti e saturati. Se mescolo giallo e viola, ottengo un colore neutro, che appare marrone o grigio. Questa regola vale per tutti i colori complementari. I colori agli opposti sul cerchio cromatico, se mescolati, si neutralizzano e creano una tinta neutra. Faccio degli swatch con i rossi che ho scelto per farti vedere come parto dal più caldo, il rosso vermiglione, e passando per il rosso permanente arrivo al più freddo, il cremisi d'alizzarina. Stessa cosa con i blu. Parto dal più caldo, il blu ceruleo, poi passo al blu ftalo e infine al blu oltremare. Questi sono i 6 colori che utilizzerò per creare i miei viola. La regola generale, cioè quella che ci è stata insegnata a scuola, dice che il viola si crea mescolando rosso e blu. Scommetto che anche tu come me ci hai provato e spesso è venuto fuori un colore che sembrava più marrone che viola. Adesso provo a spiegarti il perché. Guarda questo foglio, a sinistra ci sono i rossi e in alto i blu. Voglio approfondire alcune combinazioni per capire che tipo di viola posso ottenere con questi acquerelli. Cambiando le proporzioni di rosso e di blu otteniamo delle tonalità diverse. Inizio con il rosso vermiglione. Partendo dal rosso, aggiungo progressivamente sempre più blu per creare diverse tonalità. Lo mescolo con il blu ceruleo, un azzurro dal sottotono verde. Con vermiglione e ceruleo ottengo delle tonalità mattone molto belle, ma decisamente qui non si tratta di viola. Proviamo con vermiglione con blu ftalo. Anche qui ottengo delle tonalità terrose e aggiungendo più blu ottengo un verde e un blu molto interessanti. Vermiglione con blu oltremare. Qui il colore inizia a raffreddarsi, ma rimane sempre molto caldo. Solo l'ultimo swatch inizia ad assomigliare ad un borgogna, direi un marrone vagamente violaceo. Questa prima linea, con i suoi elementi verdi e blu, potrebbe essere una palette ideale per degli elementi botanici o un paesaggio di montagna. Passo ora al rosso permanente, più freddo del vermiglione, e lo mescolo con il blu ceruleo. Mescolando poco blu ceruleo ottengo dei rossi meno saturati della tinta originale, e il terzo quadratino è decisamente un colore che potrei definire bordeaux. Con il blu verdastro ftalo i toni diventano più desaturati e profondi.
L'ultimo quadratino è molto freddo. Il colore si fa più freddo usando il blu oltremare scuro, che al suo interno ha solo pigmento blu oltremare, quindi niente giallo. Userei questa palette per un paesaggio autunnale. Ultima riga, cremisi d'alizzarina. Questo è il rosso più freddo che ho scelto. I colori sono molto saturati e in questa ultima linea posso chiaramente riconoscere dei viola, specialmente quando la quantità di blu è maggiore o uguale a quella di rosso. Sono dei colori che utilizzerei per dipingere delle galassie. I viola più brillanti si ottengono con i blu più freddi e con i rossi più freddi, cioè colori che sono più vicini tra loro nel cerchio cromatico. Se c'è una percentuale di giallo nel rosso o nel blu che scegliamo di mescolare, i viola ottenuti non saranno così brillanti, appariranno desaturati e spenti. Quindi non tutti i rossi sono uguali. Alcuni sono più caldi e tendono verso l'arancione e il giallo, altri più freddi e tendono verso il viola e il blu. Il mix ideale per ottenere il tuo viola dipenderà dalla tonalità di rosso e di blu che sceglierai di usare. In linea di massima, più giallo ci sarà nel nostro rosso, più il colore ottenuto sarà tendente al marrone. Perciò, per ottenere un viola brillante, dobbiamo evitare i rossi troppo caldi che contengono più giallo. Quindi, per lo stesso principio, usare i blu più freddi e più puri. Ovviamente, quando si miscelano dei colori, le possibilità sono infinite e non c'è un viola giusto e uno sbagliato. Tutto dipende dal tuo gusto e dal soggetto che stai dipingendo. Voglio utilizzare alcuni dei viola che abbiamo visto prima per creare una semplice illustrazione. Dipingerò bagnato su asciutto. Stendo del viola freddo e prima che il colore asciughi, prelevo altro colore dalla tavolozza e lo applico con la punta tonda del pennello per intensificare alcuni punti. Come vedi, le tinte vanno dal vinaccia al porpora. Le alterno perché voglio riempire ogni sezione di una sfumatura diversa, facendo attenzione a lasciare dei piccoli spazietti bianchi tra una sezione e l'altra. Uso anche il viola di manganese puro, senza mescolarlo con altri colori. Aggiungo qualche stellina e direi che ci siamo. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ora puoi creare anche tu una palette di viola. Se hai delle domande, scrivile pure nei commenti e non dimenticare di mettere like e iscriverti al canale. Ciao!